Una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Campobasso. Siamo nel quartiere di San Giovanni per la sesta edizione della Via Crucis, organizzata proprio dalla Pia Unione San Giovanni Battista. Un'edizione arricchita e cambiata rispetto allo scorso anno. Tanti i personaggi, tante le scene, ma allora entriamo in questa puntata di Viaggio in Molise e scopriamo da vicino la Via Crucis di Gesù Cristo. Le folle degli ebrei non possono tacere. Patrizia e Serena, tutto pronto oggi per la Via Crucis della Pia Unione. Voi anche quest'anno nei panni delle Pie Donne? Sì, è il sesto anno. Tu quanti anni hai? 25. 25 anni, da quanti anni partecipi alla Via Crucis? Già dal primo anno che è stata ideata questa cosa, quindi sono 6 anni che partecipo nelle vesti della Veronica. Quindi una scena importante, una manifestazione importante per tutta la Pia Unione. Sì, è molto sentita da parte di tutti e c'è anche molta partecipazione. Da parte anche della comunità, non solo di quella che appartiene a questo quartiere. Sì, infatti è anche molto pubblicizzata proprio nell'intera città, anche fuori, proprio per dare modo a tutti di prendere parte e di venire a vedere questa rappresentazione. La Pia Unione sono mamme, papà, figli, generazioni intere che si ritrovano in questa comunità. Infatti lei è mia figlia. Siete cresciuti tutti insieme? Sì. È bello perché portate avanti queste tradizioni religiose. Sì, è anche un modo per stare tutti insieme, quindi vivere il momento, cioè anche nella preparazione. Noi comunque preghiamo perché giustamente facendo le varie scene, quindi andiamo a ripercorrere tutto il percorso che ha fatto Gesù. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone, mentre stava a mensa. Giunse una donna. Con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono. Fra di loro e dicevano: perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darlo ai poveri. Ed erano infuriati con lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, non datele fastidio. Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri li avete sempre con voi. Me invece non mi avrete sempre. Yolanda Palazzo, lei... per la quinta volta nei panni della Madonna in questa Via Crucis. Sì, in effetti è la quinta volta e sono molto emozionata. In effetti quest'anno pensavo di non farlo, invece il presidente e tutti i confratelli hanno riposto in me la fiducia come negli altri anni. Infatti io ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di interpretare questo ruolo così importante. E niente, buona Via Crucis a tutti e buona Pasqua. Uno dei ruoli più importanti nella Via Crucis, appunto vestire i panni della Madonna di Gesù Cristo, questi panni cuciti interamente da Yolanda. Sì, in effetti quando c'è stata la prima edizione Angelo ci suggerì di farci vestiti da soli e in effetti ho realizzato il mantello. Poi il saio gentilmente fornito da Padre Roberto, che è il nostro padre spirituale. Signore, che tu vuoi che noi andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Andate in città. Vi è un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. E lì dove entrerà, dite al padrone di casa. Il maestro dice: dov'è la mia stanza affinché possa celebrare la Pasqua insieme ai suoi discepoli? I discepoli andarono e, entrati in città, trovavano come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. L'agnello pasquale. Gesù ha già mandato i suoi discepoli a preparare la cena che adesso consumeranno insieme. È una cena a cui Gesù tiene molto, perché avverte che di lì a poco gli succederà qualcosa di grave. Gesù e i suoi discepoli sono riuniti insieme nel piano superiore del cenacolo. È un'atmosfera di grande emozione. È presente un grande amore e una grande gioia nel cuore di tutti. Angelo Palladino, presidente dell'Appia Unione San Giovanni Battista, ci siamo in questa Domenica delle Palme, sesta edizione della Via Crucis. Tutti insieme, anche quest'anno avete organizzato una bellissima manifestazione, come sempre sarà toccante. Sì, anche quest'anno abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione, è la Via Crucis, ci teniamo sempre a dire che è la Via Crucis vivente, non è una passione, non è una mera rappresentazione cristiana o quello che vogliamo, ma è una Via Crucis dove tutte le persone sono invitate a pregare con noi, quindi ci teniamo molto a questa organizzazione affinché possa uscire sempre meglio. Devo dire che quest'anno i ragazzi della confraternita sono impegnati veramente tanto per organizzare questo evento, è stata una cosa molto, molto bella, molto toccante anche. Quest'anno rispetto all'anno scorso è cambiato qualcosa. L'anno scorso si partiva davanti alla chiesa, si percorreva il quartiere di San Giovanni per poi tornare alle ultime scene qui davanti. Invece quest'anno c'è una novità, avete cambiato. Sì, quest'anno abbiamo deciso di fare tutto sul piazzale antistante alla chiesa per raggruppare un po' le persone, per evitare che ci sia un po' di dispersione durante il percorso della Via Crucis. È stata soltanto una questione di organizzazione tutto qua. Con qualche scena in più dall'entrata a Gerusalemme? Sì, c'è qualche scena in più perché ogni anno cerchiamo di migliorarci per quello che si può. C'è l'entrata a Gerusalemme e anche la lavanda dei capelli di Gesù con l'olio profumato. Appunto, si entrerà con la prima scena a Gerusalemme, ma ricordiamo, la Via Crucis non è il primo evento della Settimana Santa per la Pia Unione. Avete iniziato stamattina con il sorteggio dei 12 più 1 apostoli. Sì, la confraternita comunque ha anche questo bellissimo onore di organizzare la processione dei 12 apostoli più 1, che è il Cireneo. È una tradizione del 1470, molto importante per noi. Abbiamo cercato di richiedere all'UNESCO come fattore importante immateriale dell'umanità. Appunto, noi allora, aspettando questa risposta, ci vedremo giovedì per l'ultima cena e poi il cammino dei 12 apostoli che attraverseranno tutte le parrocchie di Campobasso partendo proprio da questa. Importante questo fatto, è un pranzo in realtà, perché si svolge il giorno a luna. Come fatto folcloristico, diciamo, è ormai concatenato nella nostra tradizione. Fatto importante è che tendiamo sempre a dare qualcosa ai poveri, quindi c'è sempre il fatto caritatevole dell'evento. Quindi quest'anno raccogliamo anche dei fondi per le persone bisognose, che devolveremo alla Caritas o alle persone che ne avranno bisogno. Gesù, sapendo che sta per arrivare la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo ormai i suoi che sono nel mondo amato, desidera amarli ancora di più fino alla fine. Durante la cena, quando già il diavolo ha messo nel cuore di Giuda l'Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre ha messo tutto nelle sue mani e che è venuto da Dio e a Dio sta ritornando, si alza da tavola, si toglie la veste e, preso un asciugatoio, se lo cinge intorno la vita e inizia a lavare i piedi ai suoi discepoli e asciugarli
con l'asciugatoio di cui si è cibo.